Allora, ancora un giocatore che l'anno prossimo sarà protagonista nel campionato di eccellenza laziale, ex La Sabina, approda al Real Monterotondo Scalo, realtà neopromossa, una società veramente in grande ascesa negli ultimi campionati. Centrocampista Michele Fazzi, eccolo qui. Ormai da qualche anno ti stai esprimendo, Michele, nel calcio laziale. Tu hai lasciato il tuo Abruzzo per esprimerti nel calcio laziale. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, mi trovo bene qui nel Lazio e speriamo di fare un ottimo campionato con la maglia del Monterotondo. Monterotondo Scalo, perché ricordiamo che l'anno prossimo ci sarà l'Eretum Monterotondo e il Real Monterotondo Scalo per un derby che sarà veramente assolutamente da giocare. Certo, sarà un derby sicuramente come tutti i derby, una partita infuocata, però dai, concentriamoci su 34 partite, non solo sul derby con l'altro Monterotondo. Esperienza alla Sabina, l'ultima, anche se è stata una stagione un po' travagliata, sei stato anche al Tor Sapienza, una sola partita vinta contro il Ladispoli, ricordiamolo. Poi la Sabina, salvezza meritata e per una società che comunque era neopromossa, anche la Sabina ha fatto un discreto campionato, è stata una bella esperienza. Una bellissima esperienza, abbiamo chiuso il campionato con mi sembra 49 punti e sì, dai, più che salvezza abbiamo fatto un ottimo campionato, non siamo mai stati nelle zone diciamo basse della classifica, ma dai, mi auguro che anche quest'anno facciamo un ottimo campionato come è stato lo scorso anno alla Sabina. Ormai fisso nel Lazio per il calcio, Michele? Sì, fisso nel Lazio, nella vita, per lavoro, per studio, un po' per tutto, dai, mi trovo benissimo, l'Abruzzo è vicino, quindi c'è nessun tipo di problema. Mister Granieri, che già hai avuto chiaramente alla Vissartena, lo ricordiamo, sarà il tuo allenatore anche l'anno prossimo nel Real Monterotondo Scalo. Anche lui sicuramente è un allenatore giovane che si è espresso molto bene nelle sue ultime apparizioni nei campionati di eccellenza. Che campionato farà questo Real Monterotondo Scalo? Ma secondo me partiremo con l'entusiasmo di una neopromossa sicuramente, ma credo che per la squadra che stanno allestendo credo di fare un campionato, dai, di metà classifica, spero, mi auguro di essere la sorpresa del campionato e nulla, spero di fare una salvezza anticipata, ecco, nulla di più. Degli altri arrivi abbiamo visto Della Valle, che conosci sicuramente molto molto bene, italiano in attacco. Sì, abbiamo giocato contro lui, stava a Fonte Nuova. E forse mi sono diventato qualche altro giocatore che potrebbe essere già... Proia, che è un ragazzo del 95 che stava insieme a noi sempre con la Vissartena, insieme sia a me sia all'allenatore Granieri. E Grelloni, se non sbaglio, anche è stato ufficializzato proprio anche adesso. Sembra di sì, non ho sentito il ragazzo, però sembra che anche Matteo, che è un ottimo giocatore, quest'anno è stato sia all'Alba Longa che mi sembra nel Ciampino. Con tra l'altro alcune conferme importanti, per esempio mi viene in mente Massimiliano Iezzi, un giocatore che io conosco da tempo, che fa ancora la differenza, no? Ha qualche primavera in più rispetto ai voi giovani, però è un giocatore che in queste categorie fa assolutamente la differenza. Sì, me ne hanno parlato tutti bene, sia di Iezzi sia di Bon Bernardecchia e niente, dai, mi auguro un campionato che sicuramente faremo parlare di noi, speriamo in maniera positiva. La scommessa è questa: l'anno scorso quanti gol con la Sabina? Con la Sabina 4. Mi sembra sì. Quest'anno 3 o 4, non mi ricordo. In metà stagione possiamo dire. Quest'anno almeno 6-7 gol al Real Monterotondo Scalo, possiamo prometterli al mister per farlo stare più tranquillo. Mi accontento di 5 gol, dai. Questa è la scommessa mi di Michele Fazzi. Obiettivo. Questa è la scommessa di Michele Fazzi, quindi un campionato tranquillo, 5 gol, che è un centrocampista, chiaramente in bocca al lupo e ci rivedremo sicuramente in qualche domenica di calcio dilettante, come sempre da qualche anno a questa parte, in questa regione. Senza ombra di dubbio. Saluto tutti.